Ciao! Sono vestita e truccata e pettinata esattamente come il video di ieri, perché li sto girando insieme, perché poi non potevo e quindi giro tutti insieme e mi scocciava a cambiarmi cose, tanto che vi frega. Siete qui per vedere le torte più allucinanti e brutte e veramente preparatevi. Rendete conto che quando dico preparatevi non lo dico tanto per dire, per far la figa, cioè è vero? Questa è l'ultima classifica per questa Horror Week. Intanto credo che abbiate già fatto il pieno con queste quattro classifiche, compresa quella di oggi. Per chi non avesse visto le altre, abbiamo incominciato martedì. I jeans, gli accessori, i regali, come ho fatto a dimenticare i regali. Sulla fiducia lasciatemi un pollice in su, perché può darsi che dopo, alla fine di questo video, voi abbiate cambiato idea su di me. Non Nadia, stavolta hai esagerato. Se state mangiando, allontanatevi proprio, cioè tipo la sedia, vum, indietro. Aiuto. Dopo tutti gli avvertimenti del caso, che comunque mi rendo conto sono utili, iniziamo. Una torta di compleanno a forma di escremento. Ma la chicca sono proprio le mosche su. Cioè è fatta nei mini particolari. Tra l'altro è fatta benissimo, cioè è fatta veramente bene. Se solo non fosse un pezzo di M gigante, sarebbe bellissima. Che persona fortunata il festeggiato o la festeggiata, a cui è stata dedicata anche la frase "buon compleanno a te, vecchia cacca", per non dire altro. Ma quanto amore c'è in questa famiglia. Ma veramente, se togliessimo le mosche, sti puntini, ma non sarebbe uguale a un bacio perugina? Cioè da oggi io, cioè, non guarderò mai più i baci perugina nello stesso modo, ragazzi. Seconda torta. Lo riconoscete, certo, è inconfondibile. Stiamo parlando di un castello. Sono solo io che in quelle torri ci vedo altro. Assolutamente sì, Nadia, il tuo cervello elabora le cose in maniere diverse. Diciamo che tutte le principesse, ecco, lì sopra, le piccole principessine Disney, salvano un pochino la situazione. Buon compleanno, bambina, meno male che sei ancora piccola. Passiamo alla terza torta. Ecco, preparatevi. Io quando dico preparatevi già immaginate cose e non ce la posso fare. Ma io dico, ma perché? Cioè, per fare una torta ci vuole del tempo, ci vuole amore, ci vuole passione. Perché sprecare tutte queste buone qualità in una cosa del genere, in un rotolo di carta igienica su cui c'è scritto "è il tuo compleanno"? Poi una, diciamo, chiamiamola Nutella, ok? E la scritta "who gives a crap", che in slang dovrebbe voler dire una cosa tipo "e chi se ne importa", cioè "è il tuo compleanno e chi se ne importa". E ti vogliamo tanto bene, ovviamente, perché è tutto insito nella torta, perché noi stiamo solo scherzando, siamo dei giocherelloni. Tra l'altro le torte sono state le cose più horror. Allora io, credetemi, mi sono trattenuta davvero tanto, perché ci sono delle torte che sono talmente di cattivo gusto, e non parliamo di horror scherzoso, ah che schifo, ah, di cattivo gusto che non potete immaginare. Ma torniamo alla Disney, credo ce l'abbiano con la mia amata Ariel. Poverina, sembra, non so, un dipinto di Picasso. Apprezziamo la buona volontà di questa persona che magari per sua figlia ha fatto una torta con la faccia di Ariel. Spero che la bambina l'abbia riconosciuta. E saliamo sul podio. Le ultime tre sono le più assurde. Questa è una torta che il padre ha fatto alla figlia per il suo compleanno. Una torta bianca, semplicissima, con su scritto "sono orgoglioso che tu sia stato lo spermatozoo più forte". Ma come si fa? Nonostante la scritta è la torta bianca, proprio, cioè piatta, che più piatta non si può. È simpatica come cosa. Ma veniamo alla penultima torta, prima del primo posto. Sì, avete visto bene. Quella enorme è una torta e gli sposini si stanno apprestando a tagliarla. E guarda un po' le coincidenze, la torta è uguale, identica alla sposa. Come si può mai pensare a una cosa del genere? Cioè, io davvero, io sono sconvolta. Ma l'egocentrismo delle persone, fin dove puoi arrivare? Poi guardate la faccia della sposa, che è uguale ovviamente alla faccia della torta, però sembra più viva la torta che la sposa, perché è un'espressione così incazzata, quasi a dire "non mi somiglia per niente". Cioè almeno la torta sorride, porca miseria, il tuo matrimonio, ti stai sposando. Imbarazzo, cioè io sarei imbarazzata. Immaginate la sala con gli ospiti, entra sta torta. Va bene, passiamo alla prima. E qui ancora una volta devo chiedervi di prepararvi. Nonostante io abbia premurosamente blerato le zone intime, anche se stiamo parlando di un modellino di donna in pasta di zucchero, è una donna che partorisce. Niente di più naturale, non dobbiamo scandalizzarci, va bene? Solo che messo su una torta e con il
bambino che sta venendo fuori alla luce. Benvenuto. E con lo stregatto, perché cioè, chi è lo stregatto di Alice quello? O il cappellaio matto? È un misto fra lo stregatto e il cappellaio matto. E dice push Trini, push. Spingi su questa torta. E poi tutti i cuoricini celesti, così per alleggerire la situazione. Anche questo tipo di torte in realtà sono una moda. Le fanno, sono scherzose per, diciamo, per la persona che la donna che ha partorito, di solito le amiche o i parenti stretti, insomma, per fare qualcosa di giocoso. Io non vorrei mai, mai, vi prego. E questo è tutto. Penso che siate saturi, ne abbiate abbastanza per anni di classifica. Però pensate che nulla più potrà toccarvi. Siete forti, ormai siete delle persone forti dentro e niente più può buttarvi a terra. Se anche voi vi siete divertiti con questa settimana di classifiche, lasciatemi pure un pollice, voi mi supportate sempre, io non posso far altro che ringraziarvi. Un bacione gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!